vedere che sì, questa scelta sono perché vieni tu vieni Buonasera a tutti, benvenuti alla conferenza stampa dell'anno a Tropea per due giornate, 20 e 21 agosto, con l'autore di questo festival. Giunto alla terza edizione, voglio chiederti subito la storia, il concetto, la mission che c'è dietro questo festival, sia dal punto di vista, sia spettacolaristico che culturale. Allora, prima di tutto do il benvenuto a tutti voi che siete qua presenti. Mi fa piacere vedere presente il mondo della federazione, tradizioni popolari, i giornalisti, la stampa, la TV. E niente, quest'anno siamo giunti alla terza edizione della manifestazione e abbiamo cercato di sistemare quelle piccole lacune che ci sono state negli anni passati per cercare di crescere ancora di più questa manifestazione e di perfezionarla. E per questo abbiamo, quando ci siamo riuniti con i miei collaboratori, abbiamo sentito l'esigenza di affiancarci a persone competenti, perché è impensabile che un evento del genere si possa fare da solo. E ci siamo affiancati, abbiamo deciso di dare la produzione alla Life Communication, che è una realtà della calabrese che lavora già da parecchi anni su Rai 1, quindi non potevamo trovare di meglio. Mentre a livello locale ci supporta la televisione La C, anche lei leader della comunicazione, insieme alla società QPM Group. Da qua è nata l'esigenza quindi di aumentare di più la qualità dell'evento, inserendo un premio che si chiama Cultura Confronto, per premiare chi si è distinto nell'integrazione dei popoli nel settore sociale, religioso e culturale. Abbiamo deciso anche di fare rete con altre associazioni, infatti collaboriamo con l'estate del Parco del Pollino a Castrovilla, che è giunta alla 30ª edizione. Quest'anno abbiamo deciso di continuare la sfilata, perché è una delle che colpisce di più, diciamo, perché facciamo ballare direttamente il pubblico per la via del paese, cosa che sul palco è impensabile perché si crea quella distanza. Andrea, arriveranno anche diverse comunità da tutto il mondo, puoi dirci presente? Nella prima serata saranno presenti il gruppo della Colombia, il gruppo dell'India e dell'Argentina, mentre nella seconda serata sarà presente per l'Italia il gruppo Miromani di Mormanno e il gruppo Folk Città di Tropea. In più ci sarà presente il Perù, il Messico e l'Ossetia del Nord. Mentre quest'anno abbiamo voluto far rappresentare l'Africa dall'associazione del centro accoglienza di Briatico, gestito dall'associazione Monteleone, che sono dei ragazzi ballerini e musicisti provenienti dalla Nigeria e dalla Costa d'Avorio. E la location già la del Pessimo, perché è stata trasferita alla Marina dell'Isola. E niente, vi do il benvenuto a questa terza edizione, sperando di potervi soddisfare. Grazie Andrea.